Ciao a tutti, prima di iniziare vorrei fare un caloroso saluto ai frati cappuccini che ci stanno seguendo dalla chiesa, a tutti i ragazzi che ci seguono dalla TV, dai social, dalla chiesa, in generale a tutti quelli che ci stanno ascoltando, da parte mia, del mio parroco, del nostro parroco Don Santino, e da tutto il gruppo di Azione Cattolica e della comunità parrocchiale di Rignano Garganico. Nel tema di oggi vogliamo parlare di come può un giovane, essere d'aiuto e soprattutto essere presente all'interno della chiesa locale. Nella nostra parrocchia, fortunatamente, abbiamo tantissimi esempi di giovani volenterosi e partecipi attivamente agli eventi e a tutta la partecipazione della comunità parrocchiale. Ma come può un giovane contribuire proprio per sentirsi più partecipe all'interno di questa comunità? Le cose da fare in realtà possono essere tantissime, che sono da quelle più semplici, come avere una vita più attiva a livello delle celebrazioni eucaristiche, degli incontri parrocchiali e partecipare a tutti gli eventi della vita cristiana. Ma possono fare anche di più, per esempio frequentare dei gruppi come l'ACR o tutti gli altri gruppi dell'Azione Cattolica, iniziare un percorso per diventare educatori, fare volontariato. Queste sono solo alcune delle cose che un giovane può fare. Quindi il fioretto che proponiamo per questa sera è proprio questa: cercare di impegnarsi più attivamente e non solo passivamente a quella che è la vita parrocchiale. Ancora grazie per la vostra attenzione e rinnovo ancora una volta da parte di tutti noi un caloroso saluto ai frati e a tutti quelli che ci stanno seguendo.